Sai qual è il rimedio naturale più apprezzato e utilizzato per rinforzare il sistema immunitario e per combattere le influenze stagionali? L'echinacea, una pianta erbacea nota per le proprietà immunostimolanti e antivirali, ampiamente utilizzata come attivo negli integratori che favoriscono le difese immunitarie. Scopriamo in questo video i benefici dell'echinacea e come utilizzarla. Ciao, sono Milena di Detective Salute. Esistono diverse specie di echinacea. Le più importanti dal punto di vista fitoterapico sono l'angustifoglia e la purpurea. La ricerca scientifica ha confermato la sua efficacia sia nella prevenzione sia nella cura delle malattie da raffreddamento. È interessante sapere infatti che l'Agenzia Europea per i Medicinali, l'EMEA, ha approvato l'uso di estratto di fiori di echinacea purpurea per la prevenzione a breve termine e per il trattamento del raffreddore. L'attività immunostimolante dell'echinacea è attribuita principalmente ai polisaccaridi e alle glicoproteine contenute nella pianta, principi attivi che potenziano l'attività dei fagociti, le cellule del sistema immunitario che fagocitano e distruggono gli agenti dannosi, migliorando quindi la resistenza dell'organismo alle aggressioni esterne. I benefici maggiori per l'azione immunostimolante dell'echinacea si riscontrano utilizzando l'estratto secco della specie purpurea o angustifoglia. I componenti dell'echinacea più importanti da ricercare sull'etichetta di un integratore sono i polisaccaridi e l'echinacoside. L'acquisto di un preparato a base di echinacea dovrebbe essere fatto in base alla titolazione di questi principi attivi. Come utilizzarla? Per rinforzare le difese immunitarie si consiglia di iniziare qualche mese prima dell'inverno, la stagione in cui prendiamo più facilmente l'influenza e il raffreddore. Generalmente il mese ideale per iniziare il suo utilizzo è ottobre, ma anche iniziando più tardi godremmo dei suoi benefici. Importante, per la prevenzione è consigliato l'utilizzo di echinacea a cicli. L'ideale è alternare 10 giorni di assunzione a 10 giorni di pausa. L'utilizzo a cicli è importante. Assumere l'echinacea per lunghi periodi non migliora le difese contro i malanni stagionali. Pare addirittura che l'organismo, dopo un utilizzo prolungato, reagisca annullando l'effetto immunostimolante della pianta. Per l'utilizzo in bambini di età inferiore ai 12 anni, si consiglia sempre di consultare il proprio pediatra di fiducia. Se il video ti è piaciuto, lascia un like e scopri le recensioni dei migliori integratori nel nostro canale YouTube Detective Salute. Ti consiglio il video Difese immunitarie, i migliori integratori, recensioni. Un saluto da Milena. Seguimi anche su Instagram e se vuoi rimanere aggiornato, iscriviti al nostro canale YouTube.